Arisa, dimmi la verità, ti manca un po' il barboncino? Ma sì che mi manca la maschera più che altro. Ti è piaciuto stare 2 settimane così, in anonimato? In incognito, sì sì, mi è piaciuto tantissimo, anche stare a Roma mi è piaciuto molto. Ah, scopriremo perché, forse, dai nostri cassetti. Oh! E partiamo da... Partiamo dall'inizio. Dove li trovati questi occhiali? Allora, questi occhiali li ho trovati. Allora, diciamo che questi erano più simili al secondo anno perché il secondo anno erano un po' più rotondi. Invece il primo anno quelli neri erano un pochino più da nerd, no? Eccoci qua. Allora li tengo, aspetta un attimo. Che me voglio rovinare, me voglio rovinare. Mi voglio rovinare un attimo, mi rovino, ecco qua, fammi vedere come sto. Mamma mia che carina. Allora praticamente lavoravo in via Germanico che facevo l'estetista e tra le mie clienti c'era la signora Luxardo. Io portavo questi occhialini quadrati e le chiesi, ma secondo lei signora Luxardo, perché io mentre facevo i massaggi alle signore... Ah, massaggi proprio? Sì, sì. Chiedevo tutte le informazioni, poi magari... Rilassante il massaggio con te. Ma no, poi fortunatamente c'era anche tanta gente che voleva parlare, ma certo. No? E quindi praticamente chiesi, ma secondo lei come faccio? Devo fare questa cosa, però non so se le lentine mi danno fastidio, allora mi volevo fare l'operazione. Allora lei fa, ma tienili gli occhiali, Rosalba, ma tienili, vedrai che ti porteranno fortuna. Però quelli non andavano bene. Allora in un negozietto ho trovato il paio giusto, che quando mi ha detto quanto costavano, ancora me lo ricordo, sono diventata viola. Vabbè, al di là dei soldi spesi bene, mi sembra di aver visto. Ma ti ricordi, Ross, il tuo primo provino? Ma il mio primo provino? Ah, sì, sì, me lo ricordo. Allora, invece, diciamo che io per tutte le fasi ho qualcosa di fisso. Durante i provini di Sanremo, di quel Sanremo, avevo una salopette di jeans e mi mettevo un fiore tra i capelli per fare la romantica. Eri romantica? Ero romantica, ero un po' innamorata anche. E adesso ne parliamo perché noi abbiamo il tuo provino. Ah! Cioè, l'abbiamo video. Non è giusto. Adesso non so se è proprio quello con la salopette e il fiore romantica. E insomma... È la prima volta che ti metti così a confronto con qualcosa che è un tuo sogno? Io vengo da Potenza. Mm-hmm. Quindi Pignola, 8 chilometri, questo è proprio l'emblema di tutto, nel senso che è la cosa più bella, che l'inizio più bello che si potrebbe immaginare. Ecco. E hai sempre cantato? Sì, sì. Anche da piccola? Sì. La prima volta cantai Fatti mandare dalla mamma. Mm-hmm. E la seconda volta cantai Nascerà Gesù. Nascerà Gesù. Dei ricchi e poveri. Come? Dei ricchi e poveri. Dei ricchi e poveri. Bella, proprio una scelta fantastica. Come faceva Nascerà Gesù? Nascerà Gesù. No, però la voce era così. Nascerà Gesù, o su per giù. O su per giù. Sì, magie che poi... Cioè, non sapevano se... La prima vincitrice. Arisa! Pianto? Hai smesso poi di piangere? Sì, 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 no, la prima settimana io non volevo andare. Ma perché? No. Cioè, piangevi? Non volevo andare perché dicevo al mio ragazzo, al mio ex ragazzo, gli dicevo, vedrai che ci lasceremo, vedrai, catastrofista. A detta di mia madre, Anna dei capelli rossi. Però a Sanremo ci sei andata e come? Sincerità. Stabile.
Sanremo era veramente bellissimo. Beh, qui non piangevi. Una fantastica regia. Ma io non è che piango sempre. No. Però ogni tanto mi viene. Nell'ultimo periodo piango di più. Sarà che vado avanti, gli ormoni, la menopausa. Ma come? Sei giovane. No, però scusami, dicevi, vedrai che ci lasceremo al tuo fidanzato di allora. Vedrai che poi alla fine è successo. No, non ho capito, un po' come Miss Italia. Vado a Sanremo, vinco, mi lascio? No, perché, guarda, in realtà tra la vita pubblica e la vita privata, come tu sai bene, c'è un abisso, nel senso che comunque la vita, quando sei una persona, tra virgolette, non conosciuta, stai con tante persone che però te le scegli in un certo senso. Invece quando lavori, cioè, per necessità, stai anche con delle persone che non scegli. Vabbè, certo. E quando c'è troppa gente in un rapporto di coppia, alla fine si sballano gli equilibri, soprattutto quando una cosa nasce in un modo e poi si evolve in un altro. Quindi si è lasciata. Eh sì, bisogna essere molto intelligenti. Arisa, partecipi a Sanremo, vinci. Abbiamo visto prima la foto con te, con il trofeo di Sanremo, e lì io penso a tutta la tua famiglia che ti guardava, magari era lì, non lo so, era lì. E ti immaginava quando avevi 4 anni e studiavi canto da sola. Sentite come ha studiato canto Arisa. Come fai a saperlo tu? Sentite, talento puro, cosa facevi a 4 anni? A 4 anni. Allora, a 4 anni il primo concorso l'ho fatto a 3 anni e mezzo. 4 anni mi facevo il bagno nella vaschetta. Con l'acqua riscaldata sulla stufa. E vedi, infatti c'è pure il pentolino lì sulla destra. Sì, potete sì, vedere il pentolino. Mamma mia, che bello. Ero così piccola che ci andavo in una concarella così piccola. Somiglio al mio cane adesso. Ma come? Arisa? Il mio cagnolino Nino adesso è così. Veramente? Io so come studiavi canto. Il primo approccio con la musica l'ho avuto grazie a mia zia Lucia, a tutte le zie che hanno messo i soldi insieme alla mia comunione e mi hanno regalato questo radione che aveva una, sotto mia richiesta naturalmente, aveva la cassetta, la radio e il CD. E poi è arrivato il computer e praticamente allora prima ascoltavo, prima mi ero presa tutti i miei CD, le mie cugine ad ogni ricorrenza mi regalavano un disco, quindi Michael Jackson, gli 883, Mariah Carey, tutte queste cose qua. E poi niente, è arrivato il computer e ho cominciato a capire che se volevo, che dovevo mettere, che per imparare a cantare in un certo modo dovevo mettere la voce in un certo modo. Cioè io ho capito anche come si facevano i bambini attraverso le telenovelas. Perché, cioè, ci sono dovuta arrivare sempre da sola, capito? E mi mettevo a imitare, tipo c'erano dei frammenti, c'erano dei pezzi, che ne so, dei vocalizzi. Che io ci stavo anche delle settimane intere, dei pomeriggi interi, sempre su quelle. Mia mamma diceva, mamma mia, Rosalba, però... Vogliamo tornare indietro e facciamo un gioco? Vai! Seguimi, facciamo un gioco, vediamo qual è il video che esce e tu dovresti imitarlo. Va bene. E lì è il pulsante. Ok. Raggiungimi. Okay. Allora, quindi ruota, apriti, puoi stare qui davanti. Sì, grazie. Puoi pigiare e vediamo dove si ferma. Va okay. Bene? Prego. Oh mio Dio, scusate. Con Whitney Houston, una cosa semplice. E tu? Brivido! Brivido, brivido, ma guarda. Possiamo farne un altro? Ma poi è l'amore mio, Whitney Houston, ragazzi. Soprattutto Whitney Houston! Prego, prossimo. Che carino. Celine Dion.
con te, perché il pensiero che stasera a letto su un divano ti canta così. Sì, chiedi al mio ragazzo. E secondo me perché non canti così a casa, rompi e basta, vai. Gliele canto, gliele canto. Gliele canto tutti, sei. Prossimo, mi piace questo gioco. Che c'è? Solo con lei lo possiamo fare. Tommaso Rinaldi, che è così, è tutto vero. È tutto vero. È tutto live. E le sapevo tutte e tre, pensa. Grazie. E il prossimo cassetto? Le fatture. No, non sono fatture. Biglietto con prenotazione per Sanremo, 1. Grazie. Sanremo 2. Sanremo 3. 4, 5, 6 e 7. Li abbiamo messi un po' insieme. Arisa, questa sei tu. Grazie. Vorrei, Chicco, il meglio di te con la camera dalla punta dei piedi all'ultimo capello in testa. Grazie. Non c'era la vittoria, te ne sei accorta? Non fa niente. Ma come non fa niente? Che ancora lo devo vincere, quello buono. Come? 2014 vince lei. Vince il 64esimo Festival di Sanremo. Arisa! Consegna il premio il sindaco Maurizio Zoccarato. Bravissimi tutti e tre. Ecco, allora. Quanta gioia! A gioia! Quanta gioia sprecata! Cioè, vogliamo rivedere al rallenti David Marco Tulli, il volto di Arisa? Allora, Arisa, ma perché quella faccia? Perché ero preoccupata. Ma di cosa? Stavi vincendo. Ero tanto preoccupata. Perché ero preoccupata del dopo, non lo so. Ma io sono fatta così. Ma di cosa di dopo? Sei la vincitrice. Lo so, ma non riuscivo a gioire nel frattempo. Ero molto preoccupata. Casa grande, pennello grande. Casa piccolo, pennello piccolo. Parete grande, pennello grande. Vabbè, e poi il dopo com'è stato? Ma no, no, non sono stata, non lo so. Io, guarda, l'ho capito, sto capendo adesso questo lavoro, però in realtà non ero così
esperta nei rapporti interpersonali con i miei collaboratori, tutte queste cose. Io sono proprio a scuola tutti i giorni e man mano mi rendo conto che faccio un passetto in più. Però ti posso dire che ho sprecato tante opportunità per la paura, per il fatto che comunque vengo da una terra che difficilmente sa gioire e sa valorizzare se stessa. E quindi anche noi come diciamo persone non ci sappiamo vendere e quindi noi siamo sempre un pochino che pensiamo di non meritare, che pensiamo oh mannaggia come ha già fa mo, mamma mia come ha già fa, è così, e mo come ha già fa. Tu puoi cambiare la mentalità però, io... cioè, tu puoi essere d'esempio alla tua terra, magari qualcuno sta dicendo pensa per te, io non sono così. Mi dispiace se parlo per tutti, però in generale io personalmente sono cresciuta così, cioè sono cresciuta che... è sempre... Diamo un luogo, dove? Io sono cresciuta a Pantano di Pignola, diciamo a Contrada Molino di Capo, saluto. E comunque... Provincia di Potenza? Provincia di Potenza. Potenza, Potenza. E non lo so, è sempre un po' preoccupata di quello che viene dopo, della serie, sai, domani devo venire a mangiare le persone, oddio, no, non sono felice, sono molto felice che domani debbano venire a mangiare le persone, però penso già che li devo mettere davanti, se ho i piatti giusti, se ho le posate Ma goditi appaiate. Il momento, sai come si dice dalle parti mie? Magnatella un'emozione! Bella, io voglio questo! No, ma... Risa, tu ci dobbiamo sentire di più! E la signorina Sanremo ci torna da conduttrice. Ti sei divertita almeno lì? Molto. Meno male. Ma no, ma non è che non mi diverto, è che sono super concentrata. Io sono... Vabbè, lì però eri conduttrice, quindi... E là sono caduta il giorno dopo... Il giorno che è iniziato Sanremo, il giorno dopo ho preso uno scivolone dalle scale, ragazzi, che non potete capire. Sai perché? Gli occhi un gol. E gli hai fatto un po' di marachelle, eh? No. Mi sono comportata abbastanza bene. Troppo divertente, Arisa. Vabbè. Buonasera! Aiuto? Io, dovrebbe essere un'uscita trionfale, invece è un'uscita da pippa. Allora, il brano che ha scelto Annalisa è nato nel 1800, ciao. Lo faccio da paggetto, vieni. Eccola! Ed è un scusate. Non ti preoccupare. Ed è un perché c'è il dottore di Sanremo praticamente che me lo sono scritto, il signor Stefano Ferlito. Dove l'hai scritto? Qui. Ah, sulla mano. Che mi ha dato. Guarda, non so se ha scritto Stefano Ferlito e il cuoricino anche. Ci ha fatto perché. Perché mi ha dato un anestetico che. Funziona. Ma guarda, funziona. Andiamo avanti con la presentazione. Va bene, però ve lo consiglio a tutti. Dai, che erano tutte cose studiate. Eh sì. Magari. A Sanremo ci torna con la canzone Mi sento bene, però lì ti ammali. Eh sì, perché proprio mi sentivo così bene. Mai dire che mi sento bene, ragazzi, mai. Bisogna sempre dire come ti senti. Insomma, non sai che problema ho avuto. E quella sera a Sanremo... Tu che canti, vabbè, l'avete sentito qui adesso, proprio al volo, quella sera non canti alla perfezione. Ti ha fatto male? Sì. Ci sta, però. Sai come dice? Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da certi particolari che si giudica un giocatore. Lo giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Tale difficoltà a lanciare il meme perché io sono davanti, io sono un bimbo. Dillo di cosa hai fatto, dillo cosa hai fatto. Sono fatto fotografare i biglietti del concerto. Grazie. Ragazzi, cioè, ognuno ce l'ha. Per me, Arisa, tra 30 anni parleremo di te come parliamo oggi di Ornella Vanoni. Sì. Te lo dico così, boom, te l'ho detto. Grazie. E... Grazie, amico.
così quando faranno vedere questo momento ci sarò anch'io. Riguardo la tua ultima partecipazione a Sanremo, si è alzato un coro di risposta alla tua canzone ed io ci ho fatto un meme per farti capire qual era questo coro. Perché tu cantavi, mi sveglio presto il lunedì e mi sento bene, beata te! E quest'anno Arisa torna a Sanremo. È notizia di questi giorni, perché a Sanremo cosa farai? Farò un duetto, ma non so se lo posso dire. Io l'ho letto sui blog con Marco Masini. Allora lo dico. È ufficiale. Lo dico. Si sa anche la canzone. No, Arisa, si sa tutto, allora. Te lo vorrei dire. Cioè, a parte il barboncino si sapeva tutto. Vabbè. Ti seguiremo. E ricordati, sii felice in quel momento, non pensare al dopo. No, ma infatti in quel momento non ho nessuna responsabilità, cioè devo solo cantare bene. Di base però ho capito in questi ultimi anni, guarda, noi non voglio fare cose, non voglio fare la TV del dolore, però noi abbiamo avuto un problema grosso a casa, grosso, 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 grosso. A casa tua? Sì, che fortunatamente si è stabilizzato. Quella cosa lì ci ha messo molto alla prova, perché il cielo... purtroppo a spese di qualcuno, però ci manda sempre i mezzi, ci manda sempre gli strumenti per capire determinate cose. Quindi da un po' di tempo io mi diverto, faccio quello che mi diverte e mi sento libera, cerco di fare di tutto per sentirmi il più libera possibile e non vivere questa roba come un peso. Capito? Certo? Ma cos'è? Ma non lo so. Ma vediamo. Oh. Oh. Ah. Ah, di chi? Come Antonio. Rosalba. Come chi? Come me. Isabella, come mia sorella. Quanti anni hai, Isabella? Ah, allora, 6 anni meno di me, quindi... Vabbè. Quanto fa? 37 meno 6, 31. Sabrina? Chi è Sabrina? È mia sorella più piccola, che ha 10 anni meno di me, questa ci arrivo, c'ha 27. È la mia mamma Assunta, sono intercambiabili, potrebbe essere o al primo posto, cioè, sì, certo. O l'importante, Antonio, è che chiudono. I tuoi genitori. Aprono e chiudono. Prima ti ho detto, il mio papà non ci ha fatto mai mancare nulla, con grandi difficoltà è arrivato anche il computer. Ti dispiaceva non avere i soldi a casa? Ma no, guarda, ma noi ce li avevamo i soldi a casa. E però, naturalmente, guarda, io non ero una ragazzina che voleva poco. Cioè, io volevo, vedevo, guardavo la televisione, volevo andare ai concerti fuori, mi piaceva Michael Jackson, sognavo di andare a un concerto fuori. E quindi ben presto ho iniziato a lavorare. Io ho cominciato a lavorare ai go-kart, a una pista di go-kart, che avevo 13 anni. E mio padre, quando gli dissi che volevo andare a lavorare, non l'ha presa bene. Però è stato bellissimo, guarda. Io ringrazio la vita, te lo giuro. È stato bellissimo. Senza tutto quello che è stato, nulla sarebbe adesso. Eccoli qua, i tuoi genitori. Quindi è vero che quando... litigavi con tua mamma, quando le combinavi, perché non è che proprio eri una bambina modello, insomma, come tutti noi vi piace. No. Quando lei ti sgridava, tu dicevi, sgridami pure, tanto io domani diventerò qualcuno. Io dicevo a mia mamma, se non mi conosceranno, va bene, ma sappi che se mi conosceranno, mi ameranno. E mia mamma diceva, sì, sì, però lo diceva più per tenermi a bada. Mia mamma, guarda, guarda là, e capisci com'è. Tua mamma, tuo padre, tue sorelle, cosa dicevano quando ti vedevano, non te, quando ti imitavano in televisione? Ah, no, vabbè, mia sorella, devo dire che mia sorella Sabrina mi imita in una S. maniera... Lei, S. La S... S. È veramente, lei col cappellino rosso è l'unica, cioè, per esempio, ci sono dei periodi in cui io sono un pochino
senza nascondersi, perché capita nella vita di tutti, che sono un pochino spenta. Lei è l'unica che riesce a farmi ridere, ma ridere di gusto, ma con le piccole cose. Come fa a farmi ridere davvero? Imitandomi, perché mi fa capire quanto sono scema. La cosa che mi fa ridere di più, che mi fa, quando mi chiama, mi fa: ciao Rosalba, non sono felice. E mi fa morire, guarda, c'ha una carica, come dire, comica, pazzesca, è troppo carina. E poi invece l'altra mia sorella... Avanti, aspetta, fammi andare avanti, la I. La I. Eccola qua. Beh, mia sorella ha un'ilarità, cioè lei magari, lei è molto allegra, molto comica e ti fa ridere. Isabella c'ha proprio una gioia dentro che ride continuamente, c'ha due figli bellissimi. Che sono il dono della nostra famiglia, perché sono due bambini molto molto particolari, Teresa e Diego, che se mi guardano saluto, e sono molto attaccati sia ai nonni che a noi, zie. Questo dà una grande gioia, soprattutto ai tuoi genitori, immagino. Sì, perché siamo una bella famiglia, quest'anno abbiamo fatto un bel Natale tutti insieme, è stata proprio, forse ti dirò, è stato proprio il Natale più bello della mia vita. Ma Arisa, perché ti senti cresciuta? Perché mi sento amata. Beh, ma secondo me ti amavano anche prima loro. Guarda, impariamo tutti ad amare, impariamo tutti ad amare. E soprattutto impari a farti amare, e che il modo in cui ti amano gli altri, anche se non è quello che vuoi tu, vale lo stesso e viceversa. Quindi, insomma, sì, poi la maturità fa tanto, Caterina, perché guarda che tu lo saprai meglio di me, anche tu vieni da una situazione di vita abbastanza semplice, adesso io non conosco specificatamente le tue cose, però io penso che guardandoti e conoscendoti tu sei una persona molto molto semplice, genuina, carina, veramente. Quindi non è facile avere questi strattoni, cioè... una volta, vum, due volte, tre volte, quattro volte, vum, un pochino, e dici: ma chi so io, come devo essere per... E poi invece c'è un certo punto che t'assesti e dici: senti, sai che c'è? E allora vediamo l'imitazione, non della sorella, quella è privata, ma di quella che hanno fatto di te in TV. Ricompongo il tuo nome. Grazie. Prego. Grazie a tutti. Complimenti per la vittoria, Arisa. Non piango più. Sì, complimenti, hai vinto per la vittoria. Complimenti. Grazie a tutti, grazie. No, dice, sei contenta? Di cosa? Di Sanremo, hai vinto Sanremo, Arisa. Oh, complimenti, sei contento? Ma non io, non né io né noi. Tu hai... Il tuo nome è un acronimo, cioè prende le prime lettere dell'alfabeto. Arisa è... formato dagli iniziali dei nomi dei tuoi parenti, di quelli della tua famiglia. A-R-I. All'inizio mi chiamavo Marissa. Sì. Poi la nonna Margherita se n'è andata. E via la M. E l'ho dovuta togliere. Sì. Però speriamo che zio Ignazio resista, perché Arsa proprio non mi piace. Fortissima. Fortissimi, Rosso. Qui. Prego. Grazie. Prendo tutto? Arriviamo al cantante mascherato, perché sì, il barboncino eri tu. E ti hanno eliminata. Ma ti hanno eliminata perché volevano vedere se eri tu lì sotto. Non ci sono altre soluzioni. Cioè, hai cantato talmente bene rispetto... Cioè, non si può dire, cioè rispetto agli altri, proprio ciaone. Grazie, non lo so. Ma non è solo il mio pensiero. Però... No, tutti i social, cioè tutti. Amore mio, Arisa! Pubblico dice. Beh, con la sua splendida voce, poi
il suo amore per gli animali, e poi siamo amiche, ragazzi. Io ero convinto al 100% che era Alexia fino a un minuto fa. Basta chiudere gli occhi che cambia storia. E anche la tonalità è quasi inconfondibile di Arisa. È difficile non pensare ad Arisa. Vai, risultato! Passa Mastino Napoletano col 56% dei voti. Barboncino solleva la maschera. Ed è Arisa! Ed è Arisa! Bravissima! Meravigliosa! Ah, mamma mia, mi avete beccato subito, non è giusto. Bravissima. Sì, anch'io ho un ragazzo. Com'è questo ragazzo? Ti fa soffrire? Tanto. Ma come? Tanto. Se mi sta guardando, tanto. Tanto. Chi è? È un ragazzo. C'ha di Milano? Due braccia, due gambe. Un bellissimo fondoschiena, cara. Quello serve? Serve. Poi non vado nel particolare, perché... È milanese? No, è friulano. Friulano? Sì. È molto molto carino, molto paziente, è quasi santo. Arisa, posso chiederti, sei un grande amore? Beh, sì, sai, sicuramente non è come mi aspettavo io l'amore, perché noi sai che vediamo troppe telenovelas, sempre per ritornare. Troppi film che ci annacquano il cervello, però sicuramente... Per non parlare delle favole, vissero felici e contenti. Però devo dire che comunque se l'amore è stare insieme, attraversare i momenti difficili, resistere sul posto, sì, è un grande amore.